Come mai Prindora una questione di disagio sociale tra le famiglie numerose. Avere più figli significa andare incontro a un'ampia e crescente situazione di estrema povertà. Ora, mentre langue nei suoi uffici e sarà oggetto di un'infuocata, la sicura interrogazione alla carta famiglia, mentre ancora il miliardo di euro dell'INPS che si trattiene senza dargli un assegno familiari non si sa perché, siamo qui a chiederle se quei soldi che erano stati destinati alle famiglie numerose in estrema povertà, 8.500 di ISEE, durante, votate qui dentro nel dicembre del 2014, da lei promessomi in una interrogazione che sarebbero stati distribuiti tutti a luglio 2016, dopo un anno e mezzo, vorremmo sapere, io e il collega, se effettivamente sono arrivati, perché a noi non risulta. Grazie. Non per tutti almeno. Grazie Grazie. collega. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, grazie Onorevole. Nell'ambito degli interventi adottati dal Governo a sostegno del reddito delle famiglie, come peraltro proposto nel suo intervento, delle famiglie numerose e maggiormente bisognose, ricordo che la legge 190 del 2014 ha previsto per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi in favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli minori e con un ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno. Con specifico riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante, voglio precisare che questa legge di stabilità non aveva precisato l'importo di questi buoni, ma ne demandava la determinazione ad un successivo DPCM. Questo DPCM, adottato il 24 dicembre del 2015, ha fissato in 500 euro l'importo di ciascun buono. Per quanto riguarda il ritardo dell'adozione del DPCM, devo dire che per determinare l'importo di ciascun buono e conseguentemente adottarlo è stato necessario attendere un congruo numero di dichiarazioni ISEE al fine di determinare la platea delle famiglie che avrebbero potuto beneficiare della misura in parola. Inoltre va detto che al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative di gestione, il DPCM ha stabilito che il beneficio in parola debba essere erogato ai nuclei familiari già beneficiari dell'assegno per i 3 figli minori previsto dalla legge 448. Quindi, per quanto riguarda la richiesta di informazione rispetto all'erogazione del buono, l'INPS ha comunicato al Ministero del Lavoro che nello scorso mese di luglio è stato effettuato il pagamento del buono che ha interessato 45.000 famiglie per una spesa complessiva di 20,5 milioni di euro. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del citato DPCM, cioè che la totale somma deve essere destinata a quella finalità, l'INPS provvederà tempestivamente a ridistribuire ai nuclei familiari in possesso dei requisiti le risorse rimanenti rispetto all'iniziale stanziamento di 45 milioni di euro. Grazie mille, Ministro. Adesso ha facoltà di replicare il deputato Gianluigi Gigli. Prego. Grazie, signor Ministro. Prendiamo atto e, come si dice a Roma, piuttosto che niente è meglio piuttosto. È passato un anno e 8 o 9 mesi e se questa era la condizione che avrebbe dovuto diciamo spingere ad un provvedimento urgente, certamente noi non abbiamo dato come sistema paese un bel esempio a chi ne aveva bisogno. Per tutti i motivi comprensibili, ma un anno e 8 mesi per nuclei familiari che erano sull'orlo della miseria, credo che sia oggettivamente un tempo inaccettabile come risposta. Potevano qualcuno pure morire di fame al limite. Comunque, abbiamo monitorato su questo e siamo contenti di essere arrivati a questo risultato. Le chiediamo ora se la restante somma, cioè 24,5 milioni, l'INPS dovrà attendere un altro anno magari per erogarlo. Io mi auguro che avvenga già il mese prossimo. Tenuto conto, tra l'altro, che anche la giustificazione del ritardo per conoscere quali erano gli ISEE, per avere una sufficiente platea di ISEE, è un po' una giustificazione che non sta in piedi da parte dell'INPS, perché le dichiarazioni ISEE ce l'avevano da anni, quindi ormai avevano i dati per poter fornire questa risposta. Auguriamoci che il mese prossimo arrivino 24,5 milioni e che non ci sia la tempistica.